Ciao ragazzi, buona Befana a tutti. Il video chiaramente che state per vedere è un rimontaggio della live di 2 giorni fa di come abbiamo finalmente, dopo tanti 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 mesi di tentativi, raggiunto la prima posizione in Battlespot. Io continuo ancora a pensare che la prima posizione in Battlespot non sia un traguardo che faccia neanche curriculum nella storia di un giocatore competitivo, ma non posso essere assolutamente ipocrita nel dirvi che al raggiungimento della prima posizione, essendo comunque un qualcosa che volevo da mesi, sono stato pervaso da una gioia assolutamente in quel momento indescrivibile e che mi ha spronato a buttarmi ancora più a capofitto nel migliorarmi per non si sa quando, si spera molto presto, una riapertura di tornei per poter riavere quel tipo di sensazione a un torneo vero dove conta magari più davvero. Ci tengo a precisare una cosa, non voglio fare lo smielato, ma lo sapete come sono fatto. La parte più bella dell'aver raggiunto la prima posizione non è stata proprio la prima posizione in sé, ma è stata vedere la reazione della chat, eravamo in live su Twitch, del coinvolgimento di persone realmente emozionate. Ecco, per me lì è stata missione compiuta, riuscire a trasmettervi qualcosa di emozionante in un momento particolare e che proprio per il nostro specifico campo è ancora più particolare. Certo, siamo in ambito videoludico, ma è un momento negativo, no? Per il competitivo Pokémon siamo senza tornei, appunto. E quindi è stato, secondo me, qualcosa veramente di speciale che ricorderò per molto tempo. Godetevi il video, mi raccomando, non fate mancare un mi piace, un commento è d'obbligo, e una iscrizione al canale se ancora non vi siete iscritti, così come vi ricordo, e poi vi lascio alla cavalcata verso il primo posto, sono aperte le iscrizioni per il Battle Dome 5, così come da grafica 1000 euro di premio in palio, no alli switch, la possibilità di vincere un 10% di sconto dai ragazzi di MK92 Hub. Insomma, fatelo perché se vi siete emozionati durante la cavalcata verso il primo posto o se vi emozionerete nel rivederla, sebbene in differita, beh, allora potreste essere voi i prossimi protagonisti sotto lo spotlight magari dello streaming, affrontando grandi campioni che ci saranno a questo torneo come Kimura e tutta una serie di altri giocatori internazionali. Ma detto ciò, diamo il là al ricaricamento della prima posizione. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Ciao a tutti, boys! Scusate, 2 minuti di ritardo, ma ero a fare la pipì. Come state? Come state, guys? Ci siamo già visti oggi? Ci siamo già visti oggi? Sì, assolutamente, ci siamo già visti oggi. Che mi dite? Che mi dite? Andiamo a vedere un po' in classifica come siamo messi, ragazzi. Devo abbassare un po' la musica, però mi sono dimenticato di farlo nel lanciare la transitions. Ecco qua. Ok. Buonasera, buonasera, buonasera. Sto a mangiare Pandoro. Maledetto angelo. Il Pandoro è importante, eh? Pandoro è roba importante. Eravamo quinti sabato. Oh. Sabato, domenica, scusate. Ancora lì, dai. Puttana, la miseria. Sedicesimi. Che gusto, che gusto. Dai, raga. Concentrati, parto subito. Drysept, quarto mese. Ciao, Pardo, da un po' che non ti seguo. Come stai? Molto bene, Drysept. Te? Che dici? Che dici? Che ci dici? Andiamo. Andiamo. Stasera voglio proprio partire a nastro. Bellissimo. Ottimo.
Allora, lui mi può fare Insipid 2. Potrebbe, no? Potrebbe. Io quindi in realtà, se partissi davvero Weezing Recicicas, potrebbe non essere terribile. La vedo terribile. Si parte dalla posizione numero 16, ragazzi. Un po' di brividino c'è. Infatti qua sotto ci abbiamo scritto adrenalina per quello, perché oggi l'occasione è ghiotta. L'occasione è ghiotta. Metroid! Grazie mille. Grazie mille, Rud. Lui Dynamax a Regelechi. Alessio Dav, quarto mese. Grazie mille, Ale. Raga, se è Scarf, Fini e Fassook, io che devo fa? Che devo fa? Quindi... muore, ovviamente. No! Dai, raga, ma siamo seri? Ma siamo seri? Meno male. Devo vedere una cosa. Che schifo, ragazzi. Che vergogna. Ciao Durastanti, ciao caro. Buona live anche a te. E anche a Perazzone, il tremo non lo perdo mai. Oscar ne regala 5 e io invece mi regalo una Predict. Io invece mi regalo una Predict. Perché ho fatto un calcolo. Per giocare quella merda più lenta dell'altra merda Scarf, lui deve essere molto lento. Grazie mille Oscar, grazie mille Farengar.
Grazie mille ragazzi, Matt Rood, ci state dando tantissimo dentro, è già a livello 2. È Scarf Fini, ragazzi. Paganic, terzo mese di livello 1, grazie mille. Io sto sperando dei Max Strike non stab, ovviamente. Ciao. 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 Miss, ce ne frega niente, ce lo teniamo per delle partite più importanti. Mike, grazie mille. Bettomago94, terzo mese. Ciao Pardo, cosa ha fatto costui? Mi sono perso una super cazzata. Scarf Fini, Sok, Regeleki. Che vedevo di? Che vedevo di? Che vedevo di? Ora probabilmente me lo rifà, vediamo. No, non lo può fare. Non lo può fare. Non lo può fare. Perché ti ho portato a meno uno speed. Sei più lento di Cartana adesso. Questo comincia a pesare, amico mio, eh. Questo comincia a pesare. Mr. Frop. Questo comincia a pesare. Entra Lando, entra Lando, entra con Lando. Entra con Lando nella slot Fini, entra con Lando nella slot Fini. Sono qui che aspetto. Ma sì, ma sì. Teone. Landorus Carrissian. Sì, lo dico. Mi viene sempre anche a me da pensarlo. Mi viene sempre anche a me da dirlo. Debatti, pardon fire, puoi dirlo forte. Puoi dirlo fortissimo. Poi voi mi fate gasare. È un gaso. Voi mi fate gasare, io mi gaso. E quindi si finisce più di gasassi. Tutti. Red Giba. Quarto mese, grazie mille, Red. Lui a V. Ma a noi va bene, l'importante è che sia lento me la merda. Perché dietro io ho un Jinx? Ho un Jinx. E allora, ragazzi, carichiamo il gelo raggio sin da adesso. Questa partita, per come era cominciata,
poteva essere veramente non una buccia di banana, un tombino aperto durante una maratona. Ci saremmo potuti cascare con tutte le scarpe. E qui la chiude lei. La chiude lei. Ma noi vogliamo andare safe, giusto? Quindi prima facciamo fake out. Era il 32. 4 posizioni. Boia. Che cazzo di concorrenza c'è? Pure il quarto del mese bisognerebbe volare. Vabbè. Ashtanai, questa è una playlist privata, non è di YouTube, è di Epidemic Sound, è un servizio che pago per farvi tunsettare. Orso, se succede ti sbaciucchio tutto, va bene? A me se ci è terza tu giochi. Noi lo superiamo stasera. Sarà altino, mi sa. Un 2000. Con regia switching anche lui. Un 2000. Morig, ciao vecchia Vulpix, aggiornamenti su cosa è successo, cosa deve succedere a breve di bello a te, a questa bellissima community, sono stato un po' assente. Allora Morig, abbiamo lanciato il Battle Dome 5, infatti dopo se ne parla anche, stiamo combattendo per la prima posizione, abbiamo fatto i Pokémon Days a dicembre, mi sono buttato sul TCG perché mi diverto da morire, insomma, di robine ce ne sono state diverse. No, se faccio un Knuckle, l'Urshifu rimane più lento, ragazzi. Vi ricordo che il nostro Urshifu è Adamant. CB. Tira dal discrete pignole. Lui non Dynamaxa. Ci burnerà Urshifu. Amen. E Adamant fa il Jog, perché siamo dei criminali, vogliamo le kill su tutto ciò che respira. Io prima ho fatto 1 su 3 di Will-O-Wisp, eh.
Strange Team. Posto. Ti dirò meglio del Will-O-Wisp. Saremmo rimasti un po' lì come dei barilotti. Invece io sì, è una buona trade. Oddio, ni, sì, forse, vediamo, dipende. Ciccio, il campo. Lui toglie ora Weezing. Per forza. Secondo me. Che se no io gli faccio l'Ovlikis, quindi deve far partire il suo campo. Toglierà, immagino, Weezing. Immagino. Immagino. Lui dai una mazza la cozza. E noi abbiamo Regilei dietro, quindi va bene, però voglio dire. Ma il payout di questa giocata, se io ti faccio l'Ovlikis, caro amico, vabbè, è un pazzoide tutto crazy. Amen. No, questa non è una predict, raga. Ma non è che lo decido io perché sono più forte del pianeta, è perché... Questa non è definibile proprio predict, capito? Cioè non... La predict deve avere comunque un controvalore che non è esageratamente più basso di quello che si ottiene. Qui era un... mettere a letto un aggeggino. Anche secondo me non sanno che Jinx è all'Ovlikis. Me ne sto rendendo conto. Così non killo Weezing, ma almeno mi rimane lì e killo anche dopo di fulmine, faccio male male a fini. Sta signorina picchia, ragazzi. Noi questa poi dovremmo anche reggerla. Quindi... qui Darkness era una scelta più lungimirante. Gli fai la kill, se entra l'Andro, entra Zap, smuoiano. E se entra Regilei. Il problema... Il problema... a post.
Non l'ho capito neanche io la sua mossa. Shark, buonasera Pardo, ti leggo subito. Lui ci fa doppia kill di Moody, ma di Calm Mind. Dietro abbiamo Regelec. Ti leggo subito, Shark. Oggi è il compleanno del mio amico Sora, gli puoi fare gli auguri alla grande, Sora. Ci segue anche lui, è un malato di Pokémon. Tanti auguri, quanti anni compi? Non lo sappiamo. Auguri, caro Sora. C'hai anche degli ottimi amici che ti fanno gli auguri. Spendano per farti fare gli auguri da VIP. Avete, sono VIP. Grandi, raga. Samu Pinguino. Ciao Pardo, rinnovo anche questo mese. Volevo chiedere, regia su Freezing, quanto può essere funzionante in Best of One? Beh, alla fine, come vedi, non poco. Perché comunque, cioè, è una cosa che bene o male tronca in due la team preview, capito? Comunque ce la siamo portati a casa, ragazzi. E non era scontata per quel turno un po' tricky. Io non ho problemi a dire, lo dico anche spesso durante le live. So che qualcuno non lo vuol sentire, perché fa più comodo pensare che sia un arrogante, prima donna. Ma non ho problemi a dirlo quando un avversario gioca meglio di me o fa una gran bella lettura. Quante volte l'ho detto? Col senno di poi, però, mi sa che ho avuto ragione. Perché ha fatto quella Max Guard che c'entra niente. Ma non c'entra proprio niente. Strong Days, io ti faccio gli auguri lo stesso. Io ti faccio gli auguri lo stesso. Sì, ora lo mando a dormire, mi ha rotto il cazzo. Ho rotto il cazzo. Vabbè ragazzi, se gli piace stallarla non c'è mica problema. Io ho fatto volutamente high jump kick, così se protegge mi levo dalle palle e lo strazio finisce, perché andiamo con Regieleki. C'ha poco da stallare il timer, se si va al timer si vince noi, siamo due, capito? Betto, cioè questo non lo so. Il discorso di ieri con Crema, esattamente. Pardo, mi fai l'animazione di Jinx con le mani per azza. Perazza. Lei è una persona seria, non mi può chiedere queste cose. Io lo faccio anche. Che pad uso? È un controller pro banale, solo è stata cambiata la scocca e una posizione. Ieri mi sono iscritto a Battle Dome, sarà il mio primo torneo della vita ed è grazie a te i tuoi insegnamenti ho trovato la forza di farlo. Bravo Eddie! Ragazzi, Battle Dome, iscrivetevi a Nastro, a palla di cannone, non c'è Ally Switch. Non c'è Ally Switch. Si vince un migliaio d'euro. La tessera la fate ora e vi vale per tutto l'anno. Se vi iscrivete entro il 7,
Per iscrivervi poi peraltro basta fare punto esclamativo DOM 5, vi arriva un link e di lì poi fate tutto. Se vi iscrivete entro il 7, cioè se pagate la quota di iscrizione 10 euro entro il 7, poi dopo andate a sottoporre il team agli organizzatori, perché è un team a liste aperte peraltro, bellissimo. Quindi potete intanto iscrivervi, prendere il vostro posticino e poi sottoporre, lo dico per la terza volta ma deve permeare questo massaggio, il team lo potete sottoporre dopo. Se vi iscrivete entro il 7 e 8 si fa un team rate privato su Discord. Brad, Ikesha Brad, Ages Frost, punto esclamativo Dome, tutto attaccato, Dome 5. Oddio. Avete qualche news su questo? Io ho paura di Regieleki Zapdos. Curoro, vai sul mio canale YouTube. Ho fatto 5 video con le mini pillole per Nabbi. Pardo, se fai primo con questo team, parruccone biondo e omaggio a Jinx. Non mi pare tanto biondo Jinx, però... Cazzo, i problemi ci avete, ragazzi. Cioè sì, è biondo, ma nel senso non è propriamente una... Allora, una roba da riprodurre. Sì, mi sono espresso male, ovvio è biondo. Vabbè, comunque scusate. Scusate. Calma. L'altra giocata era fake out su Regieleki, non l'ho fatta. Vabbè. Tanto sappiamo che siamo più veloci. Robertino Parente, il Robertino del mio corazon. Il Robertino del mio cuore. Qui è stato bravo lui. Questa è una predict. Infatti non lo butto via Urshi, raga, non lo butto via Urshi.
Ti garba Jinx, Rob? Di la verità. Di la veritas. Me la rischio. Lui è stato molto bravo T1. Stavo per fare fake out su Rage Lady, però ho detto no. Quella i Dragon mi puzza un po', magari Scarf, Firepower. Io sono a meno 1 di speed, quindi se faccio Electroweb lui è più veloce, ragazzi. Con i Dragon intendo. Helping Hand Knuckle, se lui Dynamaxa non basta. Il momento è catartico, ragazzi. Perché siamo undicesimi, lui Dynamaxa. No, non c'entra, ma volevo metterla lo stesso. Dynamaxa Regirock. E ora abbiamo un Choice Band Urshifu a più uno, cazzo. È il momento di togliere i minori dai teleschermi. È il momento di togliere i minori dai teleschermi. Raga, mi può far Max Guard? Io non so, è Sash quello Zapdos secondo voi? Non morirà Regirocco. Ma credetemi che la pigna sarà leggendaria. Sono anche Adamant, sì, Tridello. Crit. Mi rimetto le cuffie allora. King Felipe, quinto mese. Scusate, eh. Scusate. Shottare Regirock Dynamax con una mossa fisica da full vita. Fatto. Scusate, eh. Sono quelle cose che succedono una volta nella vita. Ah, cazzo, ho fatto un frego su uscire a cena fuori con la sappa. Vabbè. Ci sta. Il buon Simone Casini, calcolatore eccelso, dice che gli avremmo fatto 74-88. Infatti anche secondo me non sarebbe venuto giù. Infatti mi sono sorpreso, ma ero tolto le cuffie per la serie. No, che cazzo. Crit.
partita ormai super in saccoccia, nel senso che se lui ci fa Rockfall su, cazzo ne so, Sindrei, se ci tira giù perché siamo diventati volanti, entriamo in Jinx e rifà Pasqua e Domenia. Però indubbiamente così. Yava, che potenza di percosse. Grazie mille Yava. Quanto avremo guadagnato? Nulla, de. Ti piace sto team? Bello, eh? Oh, è bastato togliere Charizard. Ho tolto la Core Sun, che c'era Venucall, su Sindy Jinx. Poi si è messo Jinx e Charizard. Si è modificato. Eccolo là. Questo è il team di Carrer, quello di Pero. Ora è dura. Perché i Mirror non sono mai belli. Mai. I Mirror di Weezing e Onsan sono ancora peggio. Gian Seppia. Grazie mille, Gian. Riccardo, grazie mille Riccardino. Grazie mille raga, qui se sei italiano forfette lascia intatta la cavalcata del padone. No, Alme, se sei italiano giocatela, per l'amor del cielo. Giocatela. Non sniperà, ma giocatela. La prima posizione va guadagnata. Senza che nessuno regali nulla. Fa Electroweb, Will-O-Wisp.
Lo so che sono a meno uno con Weezing, ragazzi. Per coprire, se lui mi killa Weezing con Max Strike, entriamo con Cosina lì, come si chiama? Jinx. Importante portargli a meno uno Regi ora. Così mi sta sotto Jinx, è sotto il Lovely. Se mi killa Regi e Leki, siamo in tie. Qui lui ha un po' sbagliato il calcolo, probabilmente. Mzagon! Secondo mese! Io ti mando un bacino, Zagon. Manuel Requiem, sesto mese. Un piccolo supporto dalle retrovie. Mi piace definito così. Mi piace definito così.
La signorina, ragazzi. Stinson non fa storia, se conosco i miei polli ce l'ha messa mezza villa. La signorina, ragazzi. Io e la mia signorina. GG Dondlis. Dondi, magari non è anche italiano, perché insomma, Carrier è conosciuta a livello internazionale. Inoltre Rental è andato sullo stream, quindi... Vediamo se era una versione fedele. Anzi, è proprio quella. Sì, sì. Povia! Sì, lo so, Pippiner, però qui non facciamo finta di non saperlo. Per te e per la signorina, Pardo, grazie mille. Nono mese, ragazzi. Grazie mille, Povia. Si chiama peraltro Povia, l'ho visto perché te rendi conto? Abbiamo un iscritto per ogni occasione. Comunque raga, ora viene il bello. Lorenzo, Mickey Good, terzo mese, sono contento di annunciare che con tutta probabilità sarò al Dome. Dichiarazioni pesanti le tue. Grazie Jacopo.
Bacetti. Sì! Poi perdo perché misso l'Oblichis, ma io sto dimostrando di giocare a bestia. Puttana la miseria. Il resto son chiacchiere. Ridatemi tornei. Misserò sicuro. Perché siamo quinti, perché conta in una maniera allucinante, perché se messo questo Lovelikis lui ha ufficialmente messo Trick Room. Crit Pardiniano. E che fai? Te ne privi? Dagli sto bacetto. E dagli sto bacetto.
Lui aveva paura dell'high jump kick. E noi non lo facciamo l'high jump kick. Noi spariamo il pyro ball a più uno, e siccome non basta, si va anche di ice beam. Lui ha meno uno di difesa, ragazzi, speciale. Stasera ce l'ho. Poi non arriveremo primi uguale, perché qualcosa succederà o troverò qualcuno più bravo di me. Ma stasera sto giocando come l'ultima volta che ho giocato così. L'ultima volta che ho giocato così, non voglio esagerare o cavalcare la situazione. L'ultima volta che ho giocato così era il 16 giugno 2015. Vedevo le cose. Vedevo le cose prima che succedessero. GG Lorenzo. Complimenti per esserti dimostrato persona leale non avendo sniperato, perché se tu avessi voluto farlo, insomma, ad esempio qua, per esempio, avessi provato a mettere Trick Room con Stakataka vincendo la partita. Quindi, congratulazioni per la tua onestà. Ragazzi, siamo un migliaio. Siamo un cazzo di migliaio. Abbiamo battuto il 14° e da quinti rimaniamo quinti. Io prima di ricominciare con il prossimo match vi voglio ricordare che se vi state gasando come mi sto gasando io, anche soltanto un decimo a guardare, immaginatevi a giocare. Quando, come, perché, quando Battle Dome, perché? Perché è bello, è divertente, perché non ci sarà Ally Switch, perché sarà in Best of 3, perché ci sarà un girone svizzero, perché sarà lista aperta, perché ci sarà anche la possibilità di vincere 1000 euro. Perché, ve l'abbiamo detto, come, punto esclamativo, Dom 5, e buttatevi ragazzi, i prossimi protagonisti, non è un modo di dire, non è uno slogan, potreste essere davvero voi, faremo anche uno streaming, ci saranno giocatori internazionali in ogni dove, quindi se vi gasate con il competitivo a guardarmi, figuriamoci a giocarlo. Xele 12, settimo mese, grazie mille. E Teone ci manda 100 bits per la vetta. Speriamo. Andiamo. Apple. Quarto mese, ciao Pardo. Dovrei scrivere un sacco di cose, ma l'unica cosa che mi viene a dire è grazie. No, non importa, raga. Bacione. Vito! Qui sono solo 3 mesi sub, ma sono più di 50 mesi e ti seguo. Mi ricordo ancora il primo video e guardai VGC. Sto facendo un routino 16. Complimenti per tutto e grazie, buona fortuna. Grazie mille. E debatti. Pardo, mi sa che sta storia i primi del mese è facile, non esiste più. In effetti. No, vabbè, dai. Indubbiamente. Ibitsu la penso come te. Anche a me prende gli infarti. Into the World. GG, Pardo e Lorenzo. Predic della... Madonna su Staka, ora vai per la vetta. Mi prendo i miei meriti, sì. Predic della Madonna, perché se tu avessi messo Trick Room sarebbero stati guai. Però me la sentivo che tu potessi aver paura di jump kick e che tu mi volessi fare Moonblast mentre io mi diventavo Lotta. Quindi ho avviato il discorso, ho detto mal che vada, se comunque fa questa giocata, ok, mal che vada, siamo uno contro tre con Mr. Jinx ancora col Sash e poi vediamo cosa succede. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi. Avversario trovato. Yava come la... Allora, lo sapete, gli Spectre sono un po' la mia grana, perché non so che cazzo di Spectre sono. Questo mi puzza di Spectre support. Perché? Perché c'è un Metagross. E quindi questo secondo me è un Will-O-Wisp Snarl Bulldoze. Per me. Magari sbaglio.
Puzzone! Puzzone! Si stanno iscrivendo a Battle Dome, ragazzi. Li stiamo gasando con del gran godo. O no? Caro Puzzone. Peraltro io non l'ho detto, ma insomma... Edoardo DP, iscritto, bravo. Dai ragazzi, facciamo un po' di outing. Chi è iscritto al DOM, lo scriva in chat. Voglio gli esercito degli iscritti adesso in chat. Ma ora concentrazione. Già vista sta lead da qualche... Mi ricordo. Tallarino, prendi un rental, cazzo. Ovviamente iscritta. Sì, Chiara. E a tal proposito, ragazzi, voglio uno sbotto di signorine iscritte a Battle Dome. Fate come Chiara, come Preyeran mi auguro abbia fatto. Certo, Ombra, perché no? Basta che abbia 16 anni. Cari ragazzi, fai fake out su uno, protegge l'altro. Questa non me l'aspettavo. Questa partita si mette molto male. Molto male. Frederick, nono mese. Questa, ragazzi, molto male. Air power giù Elechi. Non me la poteva aspettare. Pardo sta sniperando sto qua. Non lo potremo mai sapere. Io non penso, spero di no. Frederick, nono mese, grazie mille. Yava in chat in teoria. Ah, è uno dei nostri? Ecco, allora, averlo saputo non avrei fatto fake out su Elechi. Lo sapete perché? Perché prima, situazione identica, non ho fatto fake out su Regi Elechi, quindi era palese che l'avessi fatto ora. Questa è brutta. Questa è brutta. Non c'è delay, ragazzi, non c'è delay. Grande Pacos. Questa è brutta, dai. Raga, smettiamo di accusare perché ci sta chi abbia predictato banalmente. Quindi, cioè, se non mi lamento io, perché vi dovete lamentare voi?
Questa GG, niente a lui. Posso vincere solo crittando ai dragon. Turno 1. Io non so chi c'è dall'altra parte, ragazzi. E lì un Regi Lechi dinanzi Regi Lechi non protegge mai. Se effettivamente è uno dei nostri, ha senso che lo abbia fatto, perché io prima, nella stessa situazione, vedendo Regi Lechi ai dragon, ho detto accidente a me che non ho fatto fake out su Regi Lechi. E io non lo posso sapere. Non lo posso sapere. Io mi fa fake out su Urshifu e ciao. Serve un crit. No, no, non si può vincere, raga. Non si può vincere. Però, che bisogna fa? Ci stava, eh. È la prima partita che perdiamo stasera. Questa va su Urshifu. E crit lo piglia lui. Pensa te. Chiesa persa turno 1, ragazzi, ma ribadisco, Regi Lechi si mette in lead per fare speed control, perché io se no, se faccio la giocata come ho fatto prima, cioè Electro e Blob li kiss sui dragon, lui perde. E qui si perde un bel po' di posizioni, secondo me. Per carità, rimaniamo nella top 15. Io chiedo soltanto a Yava non di concedere, perché ha vinto lui, quindi è giusto che perda punti. Chiedo soltanto a Yava, qualora dovesse essere dei nostri, di farcelo sapere. Non perché lo voglio sculacciare, ok, ok, ho giocato benissimo. Mi serve a me saperlo per sapere se aveva visto o no la partita di prima. Mi serve a me per sapere se è stata una giocata fatta pensando a qualcosa o una giocata fatta pensando al fatto che io prima avessi detto Regi Lechi ai dragon, accidenti a me non ho fatto fake out. Mi serve enormemente. A parte Regi Lechi ai dragon non penso li troveremo mai più, però evidentemente no, soddisfazione. Silvia regala un abbonamento a Bellino Belin, grazie mille Silvia. Comunque una cosa è certa, sapeva dell'Urshifu Choice Item, perché se fossi stato Sash e avessi fatto Protect vincevamo noi invece. O, se, o ha scommesso tale, eh. No, ecco, allora Yava, io ovviamente non posso far altro che ringraziarti, però io sono per io sono perché voi le prendiate, l'ho detto anche prima tre volte, sono perché voi le prendiate, non c'è niente di male. Io voglio arrivare prima in battle spot con le mie forze, sebbene schiacciato fra mille handicap, quello di essere conosciuto, quello di giocare in streaming, quello di giocare senza delay, quello di giocare un team, quello che vi pare, quello di non essere la persona più fortunata del pianeta, io ti posso solo ringraziare. Però davvero non se anche so che sei uno dei nostri, dico in un altro universo parallelo dove te la prendi, non ti giudico, anzi, come detto, l'ho detto poc'anzi, raga. Poi per l'amor del cielo, respect, ti ringrazio, è un bel gesto, ma davvero non... Se mi affrontate e mi battete, raga, non voglio neanche dire la frase sibillina
al vostro buon cuore, che vuol dire, non voglio dire concedetemela, ma concedetemela. Sono seriamente onesto nei divi, se mi battete, prendetevela, davvero. Luci, 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 luci! Bella, Pardo, è un anno che ti ricordo di non essere il tuo vecchio compagno di scuola, ti si vuole bene, magari ci scappa un battle dome. Luci, se fai battle dome mi metto a piangere, in live. Dov'è? Dov'è Iabone? A me comunque, io lo sapete, sono un sommelier del competitivo, al di là della, della concessa, Iava. Pardo, lo conosco il tuo team, ma non ho avuto tempo per mandarti poche pasta, ti meriti la top. Lascia fa, Iava, voglio solo sapere, te prima avevi visto il match dove avevo trovato Regieleki ai Dragon? È per capire, siccome io sono sempre alla ricerca di un miglioramento, è per capire come limare le mie giocate. In ogni caso, grazie mille, Iabone, per l'amor del cielo. Però, davvero, raga. E io su una cosina devo anche dare retta a Origa91, che dice, bannatemi pure. Ma qui non bagniamo, se così a caso. Qui bagniamo giusto se arrivi e bestemmi, o so che. Dice, prima lo avevate impiccato, ora gli mandate i bacetti. In effetti, Java, t'avevano infamato tutti perché t'avevano dato di sniper, semplicemente perché avevi fatto una predictona. Bisogna anche però, cari ragazzi, saper discernere quando 10 persone non sono 981, Quindi, da un certo punto di vista, ci tengo a ragione Auriga, dall'altra Auriga non hai ragione fino in fondo. Ecco, quindi equilibrio, da una parte e dall'altra. Quando qualcuno mi predicta, io lo so che voi vi volete strabene e allora sono tutti sniperoni. Gli sniper si vedono. E io non ho peli sulla lingua, io se vedo uno sniper lo dico, tanto gli sniper non si vedono, perché ci sono determinate giocate che non hanno proprio senso, anche se il risultato te le fa azzeccare, capito? È una questione di payout. Comunque, vediamo, dai. Eh no, Giuliasso, purtroppo non è neanche così vero quello che dici tu, che se uno gioca in Battlespot non segue la live, vai tranquillo. So per certo, perché poi la gente si va anche a vantare nei gruppi, di gente che in realtà... Juanma! Sniperà e poi dice, ah, ho sniperato quello stronzo, così ha perso posizione. Io ti ho battuto una volta sniperando e te lo fa pesare ancora adesso. Fa culo, Fiona. Quarti. Allora, grazie, Java. Tutto merito tuo. Se no saremmo stati un dodicesimi. Dovendo riscalare. Wamma, 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 wamba. 33. Questo va battuto, ma non è facile. E quando è che è facile? Mai, però. È uno spagnolo. Noi siamo quarti, guys. Noi siamo quarti. È vero, lui lo becco sempre, raga. Lo becco sempre. Questo Wamma lo becco sempre. Java non ho letto. Esattamente come immaginavo Lidas. Che non è detto che funzioni la lead che ho fatto, però... Ok, grazie Carpita per il recap. Per il recarpita. Vabbè.
Questo fa Will o Wisp senza dare max health. Ok. Bravo, per l'amor del cielo, eh. Lo può anche missare. Non è il suo caso. Va bene. Va bene. Ma ragazzi, ma perché i giocatori stratop non conoscono i Pokémon di Kanto? Raga, siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto. Ragazzi, un bacetto a Celestila, un bacetto. Tanti bacetti a Celestila. Io rivoglio il mio attacco speciale. Malissimo. Lui ora Dynamax, Firestream, la vince lui. Io, ragazzi, non ho voluto scommettere, perché lasciare Jinx in campo mi sarebbe servito. Ora facevo l'Obliquis. Ma se Celestila si sveglia e fa Ivy Slam... Ci ho pensato, Land. Però è una trappola che comunque ci poteva stare. Qui proviamo a cercare il Burn. Non arriva.
Amen. Lui viene giù perché l'abbiamo portato a meno 2. Memegas 94. Spero porti fortuna. Io ho bisogno che lui faccia Quake. Grazie. 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 La signorina ci ha portato fin qui. Era giusto dargli la sua chance. Ragazzi, comunque vada, con Jinx di questo team abbiamo raggiunto delle vette. Abbiamo raggiunto delle vette di creatività che io non mi voglio appropriare. L'idea di Jinx è di Francesco Pero. Io l'ho sistemata, ci ho messo un helping hand che ha reso ancora più debilitante la coppietta di Syndrace. E anche Wanma va giù. Lui qui però ha fatto due errori. Uno, non ha giocato Pokémon rosso e Pokémon blu. O meglio, non ha giocato Fire Red e Leaf Green. Oblivious. Poi, per l'amor di Dio, magari pensava a Dry Skin. Però, raga, un Lovely Kiss che non può essere tauntato. Ma che potenza è? Vabbè, due, doveva fare Ice Stream. Lì se mi faceva Ice Stream, aveva vinto. Perché ammazzare Regieleki? Non mi fa un cazzo. Fammi Ice Stream di là, cotto il riso. Tanto chi c'ho io dietro? Chi c'ho io dietro? Regigigas, Weezing. Grazie a Yava, non dimentico. Ganjan 7. Comunque vada, grazie. Se perdiamo, rimaniamo qui e continuiamo. Io ci credo nella positività, ci dovete credere anche voi. Mandatemela. Non c'è bisogno di alzare le mani al cielo, come ha ideato Toriyama. Basta pensarlo. Idealizziamo la prima posizione. Prince of War, dai Epardo. Carry ne mette 62 e tu primo in in battle cosa? Al Battle Frontier. Sì. Prince of War, grazie, abbiamo detto. E Johnny, rinnovo e ripropongo. Forte e decisi, good luck, pardone. Un 4000 che non ci serve a niente. Italiano, probabile. Pozze. Mi puzza. Non volevo fare la battuta. Asylum, secondo mese. Grazie mille.
Mamma mia, ragazzi, sono emozionatissimo. Allora. Non Among Us Zapdos. Non Among Us Zapdos. De Maurone. Grazie mille, Giovanni. Incrocio. Si spacca una sesh. Carmine, grazie mille.
Volevo andare doppio di là, però ho detto metti il pazzo, fa close combat. Che hai combinato, Draven Kalendem? Che roba hai combinato? Grazie mille. Grazie mille. E ora P2 e mette Trick Room. Però no, è ancora tauntato, non l'ho visto, ora lo vedo. Grazie mille, Kalendem. Davvero. Ci giochiamo tutto qui? Per una sesh invisibile, ragazzi. Il fatto è che lui ha Glastria dietro, raga. Lo wispiamo, ok, ma... E poi... Per una sesh invisibile. In realtà meglio, perché se fosse entrato classe sarebbe stato peggio, guarda. Piri! Devo ruscolare il fondo del barattolo. Devo far fuori a Mongoose con l'Electro e fare anche un dannettino sotto campo elettrico a Glastir. Loom Glastir. Ragazzi, a Loom. Se a Loom perdiamo. Che devo fare? Doveva andare doppio su Mongoose quando mi ha fatto Acqua Jet. Però se mi fa close combat io perdo Urshifu. Io penso averla giocata bene. Il problema qui, lo potete sapere, in team preview. Io se non differiscono gli Urshifu in team preview, Jinx contro il Dark è buono perché la Sash regge e fa l'Obli Kiss. Qui no. C'è niente da dire. Qui sarà Loom, ciao. Io penso di averla giocata bene. Il problema è che mi sono ritrovato di fronte l'Urshifu Water e... Amici. Qui è GG. Purtroppo, lo sapete qual è la merda vera? La merda vera? Sei secondo e trovi un 3009. Italiano. Perché Pozze è italiano. Io avrei portato... No! No! Giocatevela, cazzo! Io spero solo che questa vittoria non basti per arrivare prima. Pozze, grazie. Però davvero, guys, cioè... Io già so che se faremo primi... vabbè, ma tanto gliel'hanno concesse. Cosa che hanno concesso a tutti, ma verrà detto solo di me. Ricordatevelo.
Grazie Pozzi. Te Pozzi, no? Concentrati. Sì. Trentesimo no, perché comunque c'è un salto enorme fra la 12 e la 5. Però sarei sul 20-22. Sì. Sì. Vorrei ma non posso. Grazie Pozze. Però davvero raga, no, non c'è niente di male. E più che altro, ecco, è stato gentile perché era un 3.900, quindi no, non mi ha fatto perdere. No, Nibbi, io ti ringrazio, per l'amor del cielo. Pozze dice, ho vinto anche perché so a memoria il tuo team. Vabbè, Pozze. Amen. Bravo comunque, hai giocato molto bene. Io sono stato fregato dallo Shifu Water anziché buio. Non capisco perché non lo mettano in team preview, ragazzi. Avversario trovato. Yan. Era un ruttino. Lui secondo me fa Raichu Urshifu per fare Nuzzle. Quindi da un certo punto di vista potrei fare Sindacinx. Papam. Dall'altra posso fare Regieleki Weezing. Oppure fa Urshifu, effettivamente. I'm shooting. Ho fatto taunt per non fargli mettere Rain Dance. Secondo me la mette. A Kindra nel team. Non dimentichiamolo mai. Lo so che non ha nuoto Velox, ma Weezing non durerà per sempre. Sora! Grazie. Lui a V.
È molto dura, ragazzi. Avevamo vinto, ragazzi. Avevamo vinto. Non ci voglio credere. Rimaniamo lucidi. Rimaniamo lucidi. Non ci voglio, ragazzi. Non ci voglio credere, ragazzi. Avevamo vinto. Cari ragazzi. Raga, capisci? Io non posso arrivare primo in Battlespot. Tre paralisi di fila dalla prima posizione, ragazzi. Tre para di fila. E lui tre idropompa di fila.
È un po' tardi ora. Raga, ma anche se faccio rimbalzo, lui protegge poi dopo. Capito? Io faccio rimbalzo. Cazzo, devo fare taunt, ho sbagliato. Attenzione! 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 Se mi uccide Weezing, dovrei diventare volante o no? Ragazzi, come funziona? Divento volante anche se sono in cima? Se divento volante, viene giù, secondo voi? Mamma mia, cosa abbiamo ripreso. Mamma mia, la meritavamo. Ragazzi, io vi farei sentire il mio cuoricino. Vi farei sentire il mio cuoricino. Peps! Grazie mille. Uff. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E voi starete con me, nella buona e nella cattiva sorte. Grazie per i due abbonamenti regalati. Grazie mille. Non capisco più nulla. Mi devo concentrare. Grazie mille, Conte Vlad. Leo Trinato, ti ringrazio. Adesso, scusate, il content creator esce di scena. Grazie mille, ovviamente. Content creator ringrazia. Umberto 90, grazie mille. Grazie mille, Sensi. E se non vi iscrivete al Battle Dome siete dei... Questo gioco regala emozioni. Belle, brutte, alle volte. Ma il Dome non c'è alli Switch, quindi magari le brutte... Calma, ragazzi. Abbiamo un avversario. OS. OS informatica, ragazzi.
È un po' che non tiriamo fuori Regigigas. È veramente un po'. Sì, Preyeran, ce li ho irritati. Molto anche. Boban, grazie mille. Sempre. Che coppietta, questi due, che coppietta! Che coppietta, eh!
Mamma mia, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Sì, cazzo, Pietro! Oh, vecchietto, ascolta, ma ci tocca davvero vestirci. Puttana la miseria, ci tocca vestirci da Regigiga e Weezing qua, eh! Eh sì, te il muschietto ce l'hai pronto. Direi che da domani dobbiamo assolutamente costruire il nostro... Non mi viene neanche le parole, cosplay. Grazie mille, Falcus, 10 abbonamenti. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quindi, allora, adesso io vado nei campi da Appa a raccogliere il muschio di qualità. Sì, mi raccomando, okay. Bisogna fare un cosplay con i fiocchi, eh. Sì, tu sei pronto a diventare colui che sposta i continenti? Assolutamente sì. Io diventare due cose che su Twitch non si possono dire. Ecco, no, due Zebedei. Xellone, ti bacio. No, Maurone vestito da Jinx, ragazzi, ricordatevi la promessa, se arrivo prima in Battlespot non andate via, perché poi ora vi voglio dire una cosa veramente sentita from the bottom of my heart. Avevamo promesso, io vestito da Regigigas, Xella vestito da Weezing e Maurone vestito da Jinx. Ragazzi, stanno volando abbonamenti regalati, ovviamente l'euforia non si tasta. Polvercane regala abbonamenti, Falcus sta regalando abbonamenti, Porjack sta regalando abbonamenti, Lucky Luke, nono mese, Eventide, 97, ottavo mese, grazie mille. Xellone, io non capisco più nulla, perdonami, quindi bisogna che ti lasci. Raga. Giocati un'altra partita, perché al momento di giocare un'altra partita e perderla. È vero. Grazie siamo mille. Un secondo. Ciao Pietrone, ci tocca Pietro. Ormai toccherà. Raga, Aaron VGC, grazie mille, ragazzi. Io, Paglia 91, io posso dirvi una cosa. Io sono onesto quando vi dico: il primo del mese è più facile arrivarci, quindi non i primi giorni del mese, quindi ve l'avevo detto, qualora fossi arrivato primo, metti in posa che faccio screen. Qualora arrivassi primo non la flexerò a Mari e Monti, sarà sicuramente comunque una grande soddisfazione, perché rincorriamo questa prima posizione mondiale da mesi. Miral 24, altrettantemente non voglio essere ipocrita, noi se ce l'abbiamo fatta, magari bruciando le tappe, magari ce l'avremmo fatta lo stesso, who knows, è grazie a questi due ragazzi, Pozze e Java, che ci hanno battuto sul campo e hanno voluto forfettare, io li ringrazio, hanno fatto pari con tante sculate che abbiamo ricevuto in vita nostra, ma per me, raga, per me, ci credete, la cosa più bella di tutte... sono le 1200 persone, ma non 1200 persone perché le views, no, 1200 persone perché in un momento dove non c'è tornei, in un momento dove, se non il Battle Dome 5 iscrivetevi, se non tornei reali, se non il metagame che insomma aspettiamo il 31 che è la fine della serie 7, dal 1 febbraio ci sarà qualcos'altro, Kevin grazie mille, per me la vittoria è avervi appassionato e avervi assolutamente trasmesso, spero, un po' di adrenalina e passione. Quindi, raga, grazie. Veramente vi devo ringraziare. D'altro canto, non sono ipocrita. È una soddisfazione immensa, perché è uno di quei traguardi che secondo me neanche fa curriculum, ma che lo vuoi ardentemente. Zades, grazie mille. Grazie mille Zades, due abbonamenti. Grazie mille ragazzi, io spero che voi vi siate divertiti, appassionati, e che si sia dimostrato one more time che il VGC non è morto, che la Dynamax, sì, non sarà una meccanica stupenda, ma ci fa emozionare, ci piace, io è questo che vi voglio,
è questo che vi voglio trasmettere. Quindi, cari raga, abbiamo fatto prima posizione, i primi giorni del mese è più facile farlo. Io non voglio essere assolutamente ipocrita. Sono contento di una cosa, oltre a quella già detta di avervi appassionato tutto, di Jinx. Abbiamo fatto prima posizione, non solo con Regigigas, ma con Winx, con Jinx, ragazzi. Con Jinx. Cioè, abbiamo fatto prima posizione con qualcosa che merita, che non era stato tirato fuori. E io qui bisogna che chiami il mio pupillo Pero, che l'idea è sua, io non mi voglio prendere un'idea, non è il Jinx di Pardini. Sì, lo è diventato con il ping end modificato, ma questo è il Jinx di Pero. Io voglio dare merito a lui, a Bellometti. Signor Pero, lei sta guardando? Ti stai allenando? A cosa? Sono in live, non ti rampo coloni. Sto allenando i muscoli. Stai allenando i muscoli. Senta, Pero, io sono qui davanti a 1300 persone, 1300, e ho appena raggiunto la prima posizione in Battlespot con Jinx. Hai qualcosa da dichiarare? Regigigas, Weezing, Urshifu Eleki, Weezing, pardon, Jinx, Cinderace, White Herb, il nostro. Mamma, che lavoro si è fatto col buon Bellometti, Come? Come si sforza, come si forza? No, più che altro volevo fare complimenti a te, perché io non mi voglio appropriare dell'idea di Jinx, ragazzi. L'idea di Jinx ce l'ha avuta sto ragazzo. Io ci ho messo il ping end su Draining Kiss, che è tutta la vita meglio, però... L'idea di questo ragazzo, quindi io non mi approprio dell'idea altrui, il team lo abbiamo fatto in tre, o meglio, l'ha fatto lui, poi ci siamo entrati Bellometti e io ho proprio dato una limatina di unghie e poi l'ho giocato. Ma comunque, grande, grande, Piero, volevo condividere con te questa gioia. Bacetti. Ah, beh, sono contentissimo, grazie per i complimenti e buona live. Quindi, dichiarazioni sul Dom 5, lo porti a casa? Hai intenzione di portarlo a casa? Il Dom 5, ragazzi, non lo so se vi conviene ancora iscrivervi, perché oramai io ho deciso di giocarlo, quindi non so. Dichiarazioni pesanti. Ti saluto, grande Pero, sono stracontento. Ciao. Mi sembrava giusto, ragazzi. Mi sembrava giusto. E ora mezz'ora che cazzo si fa? E comunque, ragazzi, ricordatevi che Regigigas fa caldo. Ah, giusto. Dobbiamo fare una cosa. Ci stava. Qui stanno continuando ad arrivare abbonamenti, debatti. Io, ragazzi, vi ringrazio, è successo il delirio. Ci vuole l'emote di Jinx. Beh, a questo punto sì. A questo punto sì, perché Jinx lo ricorderemo sempre. Diventerà ormai signature del canale, come lo sono diventati Bravi, Ari Malamar, eccetera, eccetera. Matt Phoenix, sto leggendo, Grazie mille. Mamma mia, raga. Che soddisfazione. Edkin, 10 abbonamenti, puttana la miseria. Comunque adesso puoi ammetterlo, Regigigas è il tuo più grande fail. Sono d'accordo, è vero. È vero. Ora c'è da ripetersi, ragazzi. Ora c'è da rifare prima posizione, Mamma mia. Amore, vuoi venire qui? Voglio condividere con te una gioia. Biso, ti do i miei ultimi bittini rimasti. Non ti preoccupare, Biso. Scusate, ragazzi, non sto capendo più nulla. Aspas de Zapsa, regala Zapsa. Ci puzza? E ci credo che ci puzza in questa stanza. Vieni qui. Guarda se c'è scritto lì. Oigo. Dai, contento? Da morire. È una bella soddisfazione. Sì, però apri un po' la finestra. Ok.
when you chiami la tua ragazzi, capito? Mamma mia, il muschio sul tetto del mondo. Sono contento, ragazzi. Sono veramente contento. È una soddisfazione. Non vale un cazzo la prima posizione in battle spot, ma è una bella soddisfazione. Hai già messo il muschio? No. In effetti un po' sì. Signori, io non voglio dare una svolta commerciale a questo momento magico, però c'è un collegamento. C'è un collegamento fra le ultime due ore che abbiamo passato insieme, che sono state veramente leggendarie, a quello che potrebbe avvenire nei prossimi giorni per voi. Io vi consiglio, se vi piace questo mondo, se vi siete divertiti, datevi una chance, iscrivetevi al Battle Dome. È anche una bella occasione di affrontare giocatori incredibili. Parteciperà Kimura, Cugna, Pero, Casti. Punto esclamativo Dome 5, ragazzi. Tommy! Chi fanno i 5 scappati di casa che si vestono da regi? Oh mamma! Kimura, ho capito bene, sì. Con Kimura siamo amici, ci siamo anche allenati in passato insieme. Tutto nacque nel 2015, quando vinsi in nazionale, lui mi scrisse, disse se voleva allenare con me per testare. Quindi siamo rimasti da allora in contatto. E io gliel'ho buttata lì su Twitter, gli ho detto, ti va di iscriverti al Dom? E lui, dai, sì, ganzo, poi non c'è Aliswitch. Oi oi, chiama Sidonia. No, vabbè, dai, raga, no, no, non la voglio. Sono onesto intellettualmente, non la voglio flexare troppo. Ho chiamato Pero perché se lo merita, perché l'idea di Jinx è stata geniale. Ora i sub e il rental del team, assolutamente sì, assolutamente sì. Ve lo meritate, raga. Ve lo meritate. È un po' difficilotto da giocare, ma dovrete spargere il Jinx in ogni dove. Devo chiamare anche però un'altra persona che se lo merita, che è Belometti. Dovete perdonare. Che ovviamente i soliti simpaticoni, in quanto l'ho nominato nel canale, hanno cominciato a prendere per il culo senza motivo, senza conoscerlo, perché determinate persone non cambiano mai. Pronti? Belomettone, sono in live. Stai seguendo? Hai seguito? Purtroppo no. Ecco, prima posizione in battle spot con Jinx, amico mio, e Cinderace. Porca miseria, proprio stasera che non ho seguito. Allora, dovete sapere che se non gli avessi detto sono in live, questo porca miseria, essendo lui veneto, sarebbe stato un'altra cosa. In realtà sono bresciano, però vabbè. Sei bresciano, sei veneto. Vabbè, comunque, sarebbe stato un porca. Issimo, grazie mille, Criminal Gigan, perdonami, non sto più capendo nulla. Abbiamo fatto una run incredibile, poi te la andrai a vedere. Jinx è con Helping Hand, è la trovata. Bellissimo. E poi White Herb Cinderace, sei indecente, quindi complimenti a te per aver suggerito l'oggetto del secolo. Volevo, ho chiamato Pero perché io non mi voglio arrogare il diritto, cioè il team ci ho messo veramente poco di mio, l'ho solo limato e poi giocato, però ti volevo dare una soddisfazione, te la meriti, cazzo. Mi fa piacere, ti ringrazio, e se posso dirlo, non so se si sente, ma chi se ne frega, l'importante sì. È come dici sempre tu, arrivare primo in battle spot conta poco, conta niente, lo sto dicendo, è una gran però, soddisfazione, non pensavo, però che ormai c'è la moda, quantomeno si può dire, secondo me, che il bello è non esserci arrivati il primo giorno quando riapre la season. Vabbè, dai, siamo comunque all'inizio, quindi sì, sono d'accordo. Bella, raga, dai, grazie bello Metz, ti saluto, poi ci sentiamo per i commenti, che tanto so riguarderai la live, vorrei vedere. Ciao, a tutti. Ciao raga, io però mi conoscete, sono ancora l'amichevole Spider-Man di quartiere. Io il rental lo voglio dare a tutti, iscritti e non. Mi perderò una ventina di persone che magari si vogliono iscrivere per prendere il rental, ma
mi sembra molto più giusto che Jacopo, grazie mille, 5 abbonamenti, ma mi sembra giusto, la mia community è nata dal basso, la nostra community è nata dal basso, quindi io ve lo regalo a tutti, raga. Fabs 25, grazie mille, del livello 1, grazie mille. Jacopone, grazie mille, qui sta continuando a sgocciolare. Quindi il codicino è questo, segnatevelo, faccio lo screen così poi dopo lo metto anche proprio su Twitter. Devi darlo a Cybertron che lo porta su YouTube. Lo potrei dare davvero? Si può avere il past? Vabbè, vai alla Torre Lotta, te lo fai. Anche perché comunque, ragazzi, queste sono tutte spread, tutte, 252, 252, tranne la spread di Weezing e la spread di Regieleki, che però è indecente, la curata ve lo metti nel minimo dettaglio. Roba da matti. Signori, io se questo coso si fermasse... Mamma mia, sono stracontento. Bisogna dirlo a Crema Scoli. Cazzo gliene frega Crema. Copiatevelo. Non dimentico, grazie mille ancora a Pozzo e a Java che mi hanno sconfitto sul campo. È vero, conoscevano il team e tutto, però avevano vinto loro. Stracker 98, grazie mille a tutti i nuovi entrati, a coloro ai regalati, a quello che gli è stato regalato l'abbonamento. Ricordatevi, raga, di fare punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord, c'è cioè un gruppo Telegram e soprattutto un server Discord che nei prossimi mesi verrà sempre più animato con una nuova sezione, ora non vi posso dire, però insomma. Mamma mia. Ora fai salire Joy, l'altro account, si potrebbe fare. No, ora si monterà questo video e lo mettiamo su YouTube, sul canale vero. Si fa un bel montaggino. Qui entra il content creator. Un po' va cavalcata. Non flexata come giocatore perché alla fine, ripeto, non ho vinto un cazzo. Conta meno di una... Conta meno di un mid-season, probabilmente. Bello vedere che i due con i quali avresti perso sono italiani. Ma ragazzi, ma perché noi abbiamo fatto della roba indecente? Ma è bene, ragazzi. Con mezz'ora di anticipo io vi vorrei salutare, ma io stasera, pensate un po' voi, volevo tirare per le lunghe la live per fare un ride ai The Scholars che avranno ospite Mara. E invece per l'appunto arriviamo primi in Battlespot, quindi cominciano alle 9, non ce la facciamo. Vi invito però ad andare a, chiaramente, a seguire, farò un hosting dopo, casomai. Signori, fai qualche partita con il secondo profilo. Ma sì, avete ragione. Mamma mia, ci starebbe una Battle Frontier adesso? Ci starebbe una Battle Frontier? Se vi sparassi Battle Frontier?